Tante iniziative della Fondazione Sacchetti si inseriscono nella valorizzazione attraverso il restauro di collezioni private divenute poi residenze museo. Uno di questi interventi è il restauro integrale del piano nobile di Casalitta Palazzo Orsini, ora di proprietà dell'Ambasciata dell'Ordine di Malta a Roma. Casalitta Palazzo Orsini si trova all'interno del Teatro di Marcello, che è uno degli edifici storici più suggestivi ed antichi di Roma e che è, credo, il luogo ininterrottamente abitato da più tempo a Roma, perché subito dopo le invasioni barbariche molto rapidamente il teatro venne trasformato in un luogo fortificato. La parte dove ci troviamo oggi è una parte che pensiamo sia stata costruita nel XVII-XVIII secolo. Casalitta Palazzo Orsini fu lasciato in eredità dalla contessa Valeria Rossi di Montelera all'Ordine di Malta nel 1995. Ma per anni, fino ai nostri giorni, il mancato uso e i danni del tempo avevano danneggiato gli ambienti. Fondazione Sacchetti, nel 2020, è intervenuta finanziando opere di restauro che hanno riportato i saloni settecenteschi all'aspetto originario. Il soffitto a cassettoni è stato liberato dalle tracce di infiltrazioni. Gli arazzi, lavata via la polvere dei decenni, hanno ritrovato lucentezza. I dipinti di Duguay rivivono con una nuova illuminazione e l'ampia fascia di affreschi con scene di Putti ha recuperato la sua grazia. Le tappezzerie delle pareti sono state integralmente sostituite grazie all'opera della Manifattura di San Leucio, alla quale la Fondazione ha richiesto oltre 700 metri di seta, nello stile dei tessuti originali. L'opera d'arte probabilmente più nota e più importante conservata qui è il tavolo borghese fatto dall'Algardi nel XVII secolo con delle cariatidi che sostengono una lastra di diaspora romano che era di proprietà del cardinale Scipione Borghese. Il tavolo venne poi terminato nel 1777 da Valadier con il bordo superiore. L'operazione intera di restauro è stata un'operazione impegnativa e che ha richiesto molto lavoro, ma ha richiesto anche importanti risorse finanziarie, parte delle quali ci sono venute dalla Fondazione Sacchetti. Sono molto contento che questo edificio porti in qualche modo un segno di collegamento con Giulio e con Giovanna. Riportare vecchi splendori come Palazzo Orsini per me è importante, è una cosa bellissima, fatta in pieno lockdown, eh? Insomma, queste sono vere soddisfazioni.